Sono originaria di un paesino che è ai piedi della montagna di Luce, che è la Concarena, e di fronte al Pizzo Badile. Si chiama Ono San Pietro, il mio paese. A 15 anni uno dalla Valle Camonica vuole scappare perché dice in Valle Camonica non c'è niente. Sono stata via, ho studiato via a Brescia 5 anni e ho avuto un forte desiderio di ritornare, nel senso io mi ricordo che stavo via tutta settimana, quando prendevo il mio trenino per ritornare in valle il sabato, quando arrivavo a Provaglio d'Iseo che vedevo le mie montagne, si apriva il cuore. I miei genitori, come tutti i nostri antenati, sia miei che di mio marito, hanno avuto origine contadina. E quello che ci hanno insegnato è di lavorare la terra e stiamo insegnando anche ai nostri figli questa cosa. Quello che tu semini è frutto della tua fatica. La terra è bassa, si dice, si fa fatica. Questa è una terra forse anche scomoda, anche dal punto di vista lavorativo, perché tanta gente è costretta ad andarsene. Però ecco, anche solo quello che si vede, secondo me, già la mattina quando ci si alza, ti dà una forza giornaliera per vivere la giornata, ad andare avanti. Negli ultimi anni, fortunatamente, anche in Valle Camonica c'è stata, si può dire, una riscoperta della cultura della valle, quella cultura che ci appartiene. Sono nati dei progetti che hanno permesso di rivalorizzare ciò che è stata la nostra cultura. Noi abbiamo queste incisioni rupestri che sono meravigliose. Siamo riuscite a riprodurle appunto sul ferro, riproponendo le incisioni con degli oggetti in versione appunto moderna. Qui da noi praticamente il ferro fa parte proprio della storia, ce l'abbiamo proprio nel DNA. Che ne so, abbiamo fatto i pitotappi, che sono i tappi con le incisioni rupestri che servono per tappare le bottiglie sia di vino che da altre bevande, e l'abbiamo pensata, l'abbiamo ideata, l'abbiamo disegnata e poi la realizzi, la crei, la fai diventare una realtà, l'idea diventa realtà.